Chi vuole dare un tocco esotico all'arredamento con questo piccolo zoo inanimato può sicuramente colpire nel segno. Queste grosse creature colorate fatte di cartapesta sono vendute in gallerie e boutique di alta moda. Ogni animale è un pezzo unico, dipinto a mano. Questi grossi animali di cartapesta sono realizzati a mano dagli artigiani di Tonala, una città messicana nota per quest'arte decorativa. Per modellare la sagoma dell'animale si usano stampi in gesso e vetroresina, almeno due pezzi per ogni parte principale del corpo. L'artigiano inumidisce pezzi di cartone riciclato. Poi li incolla nella cavità dello stampo. Prosegue fino a sovrapporre nella cavità 5 strati. Se l'animale è di piccola taglia, ne bastano 3. Poi si chiude lo stampo e lo si mette ad asciugare per un tempo che, a secondo delle dimensioni, può durare da 3 a 6 giorni. Una volta aperto lo stampo, si estrae un involucro cavo di cartapesta con la forma voluta. L'animale è assemblato facendo aderire i vari involucri e rafforzando le articolazioni con strisce di carta di giornale. Ricoprono di carta l'intera superficie per renderla uniforme. Per asciugarsi impiega dalle 3 alle 12 ore, a secondo delle dimensioni. Poi preparano una miscela di polvere di talco, acqua, colla e cartone inzuppato. Il risultato è una densa pasta adesiva che viene stesa in modo uniforme su tutto l'animale. Impiega 40 minuti ad asciugarsi e indurirsi. Poi applicano un secondo strato. Una volta asciutta, la pasta è bagnata finché non diventa sottile e molle. Poi vi applicano un terzo strato. Quando l'animale è asciutto, va in un altro reparto per i dettagli. Qui, con una pasta densa, gli artisti scolpiscono e definiscono i particolari anatomici. Una volta che i dettagli si asciugano, l'intera superficie è scartavetrata per la verniciatura. La decorazione vera e propria inizia applicando una mano di fondo bianco o beige che sigilla la superficie. Quando il fondo è asciutto, si applica il colore di base dell'animale. Usando acquerelli, i decoratori danno agli animali occhi espressivi e tratti fantasiosi, rendendoli vivi. Qui non si usano stencil né disegni predeterminati. L'artista segue la sua immaginazione e crea un'opera unica. Tocco finale. 4 mani di lacca trasparente per una rifinitura lucida e brillante, oppure opaca. La lacca asciugandosi diventa dura come la roccia, formando uno strato protettivo sulla vernice e rendendo la superficie in cartapesta durevole e resistente all'umidità. Questi animali fatti a mano sono pezzi ambiti dai collezionisti di tutto il mondo. E il sogno diventa realtà. Uno zoo di cartapesta.